identità, la imenje pa latirek te i për te identit Adriatiko, ka vendet ku flitet arbrishti një gjuhë, që ishtu të lur ka ligjet nacionale, regionale dhe europe, si për minoritetet linguistik, arbrishti ishtë të folur ka shumë forte Italjes, ka mulizi këto janë 4 dhe këtu janë sportere dhe juksor, ka ki numër Rosella De Rosa, flet me profesorit Marco Tagliaferri, që si presidente Associazions Borghi della Salute, banditi një kungors, mëndo një prages katrisa. Ka ki kungors, bën marrë një pjesë, dhe prages shkrujtur me juhte minorans, dja kroati dhe arbrishti. Ka ki kungors, bën pjesë Associaciona Camastra. Pinuccia Campofredano de Maria de Rosa, Canarurit, Flasnien, Messinken, Laura Greco. Canaporca Nunit, Maria Antonietta Mancini e Filomena Manes Occhionero, Bagnenie Cusuimes, ne presedende na proloques, si per iniziative ciò che Bagnen Pasc, presentò mi vetem te per un pies exa intervista. Ciò ha mi sod, ciò li gio mi sod, ist titoli tagneve rubriche ciò se fi. Sod, cacchi numero, Jan Cascile. Buongiorno, Laime, una finestra di qua, di là dell'Adriatico, nei luoghi dove si parla l'arbrist, una lingua antica tutelata dalle leggi nazionali, regionali ed europee sulle minoranze linguistiche. L'arbrist è parlato in molti paesi dell'Italia meridionale, in Molise questi sono quattro, e qui ci sono gli sportelli linguistici. In questo numero Rossella De Rosa incontra il professore Marco Tagliaferri, diabetologo, che in qualità di presidente dell'Associazione Borghi della Salute ha indetto un concorso Inventa una favola a tavola. A questo concorso possono partecipare con favole redatte in lingua di minoranza, come Bresce e Croato, e farà parte di questo concorso anche l'Associazione Camastra. Pinuccia Campofredano e Maria De Rosa Daururi dialogano con il sindaco Laura Greco. Da Portocannone, Maria Antonietta Mancini e Filomena Manes Occhionero conversano con la presidente della Proloco su iniziative da realizzare insieme. Proloco, sportelli linguistici. Presentiamo la prima parte. Cosa mangiamo oggi? Cosa leggiamo? È il titolo di una rubrica che nasce oggi in questo numero. Sono consigli. Laime incontra il dottor Marco Tagliaferri, diabetologo, nutrizionista e bioeticista, già primario di diabetologia e malattie endocrine e metaboliche presso l'ospedale di Termoli. È presidente dell'associazione no profit Borghi della Salute, che ha particolarmente a cuore la salute, il benessere e l'educazione alla persona a corretti stili di vita. È proprio questa associazione che anche quest'anno si fa promotrice di un'iniziativa lodevole. Dottore, ci può parlare del concorso Inventa una favola a tavola? Certamente, è un concorso nazionale che è rivolto agli alunni di quarta e quinta della scuola primaria. Trattasi di un'avventura nutrizionale, per essere più precisi, in cui affidiamo al ragazzo una traccia di una favola e poi il ragazzo deve continuare e quindi costruire, elaborare un prodotto, espressione di una propria ricerca, di una propria fantasia, di una propria creatività. Qual è l'obiettivo di questo concorso? L'obiettivo è quello di creare una coscienza nutrizionale adeguata, nei bambini che sono i più ricettivi agli insegnamenti, ai suggerimenti, per una sana alimentazione. Ma l'importanza del concorso richiede l'interessamento, sì, degli esperti, l'interessamento dei docenti, della scuola, ma il vero protagonista nell'Inventa una favola a tavola sono proprio i ragazzi, sono loro che devono fare la ricerca in ambito alimentare, sono loro che devono costruire ed elaborare la favola. Per cui trattasi veramente di una rivoluzione educativa che abbandona, direi anche finalmente, l'insegnamento dall'alto,
per far vivere al ragazzo un'esperienza diversa in cui diventa l'attore protagonista di questo progetto di vita, anche se ristretto in un momento particolare ed orientato all'acquisizione di informazioni per una sana alimentazione. Quest'anno, se non mi sbaglio, è prevista una sezione dedicata alle minoranze linguistiche, vero? Sì, l'abbiamo voluto fortemente, mi sono sentito cioè l'espressione regionale più forte delle comunità arbresce e croate, l'amica Fernanda Pugliese, e siamo riusciti ad inserire veramente con molto piacere anche una sezione dedicata a queste comunità. Mi auguro che il prossimo anno di poter interessare anche altre comunità transfrontaliere e quindi con particolare riferimento all'Albania e alla Croazia. Abbiamo posto le basi quest'anno per una valorizzazione ulteriore di queste comunità. Il premio del concorso è dedicato alla sua signora, l'indimenticabile docente e dirigente scolastica Angelica Tirone. Direi una dedica più che appropriata. È sempre imbarazzante parlare di una persona cara che non c'è più, però Angelica ha sempre vissuto la sua esperienza di vita in ambito scolastico e ha dedicato gran parte della sua vita alla scuola. Mi ha seguito nelle edizioni precedenti di In Venda una favola a tavola. Credeva proprio nella vicinanza in termini di relazione, proprio di aiuto da riversare sui bambini, per cui penso sia stato giusto dedicarle un premio speciale, così come testimonianza di una vita vissuta accanto ai ragazzi. Mirdita, imi tu ka bashkja rur me si kënjone Laura Greco. Shkovi një vjetë që kura ministracion a zuri eleksionat e unë ishte shurbej për hërënjone. Laura, si kjeti ki vit? Allora, l'anno è stato faticoso, impegnativo, con tante questioni da risolvere, però allo stesso tempo è stato bellissimo, ricco di soddisfazioni e ci ha portato a me e a tutta l'amministrazione tanta gioia. Devo dire che abbiamo insomma realizzato un bel po' di progetti, tanti ne realizzeremo, speriamo. E quello che voglio sottolineare che ho apprezzato in questo anno è stato il concetto di condivisione. Tutto quello che è stato realizzato è stato progettato e condiviso da me con tutti quanti gli altri amministratori, senza nessuna fuga in avanti, senza nessuna voglia di protagonismo. Quindi questa è la cosa che io voglio sottolineare che facendo squadra si ottengono risultati migliori e ovviamente più velocemente. Sink, camoi o toprit che tu valur gita per gli tiene forza, cuvait, sti chieti. Sì, abbiamo organizzato due viaggi. Il 2 ottobre siamo andati ad Assisi e Spello, il 16 a Bari e Trani. Ci sono state tantissime adesioni, tant'è che abbiamo organizzato, sono partiti da Uri ben due pullman. Devo dire che dopo 2 anni di pandemia, questa gita, queste due gite, questi due viaggi servivano a questa comunità perché per la voglia di uscire fuori, per la voglia di stare insieme. E devo dire che secondo me proprio il fine ultimo è proprio quello di tornare a sentirsi comunità, tornare a riallacciare rapporti con le persone, magari anche con persone che spesso e volentieri abitano anche vicino a noi, ma che per i nostri impegni quotidiani, per tutto quello che abbiamo passato negli ultimi 2 anni, forse non riusciamo a vedere mai. E trascorrere un giorno insieme, devo dire che serve a
alla mente, al benessere psicologico di tutti. Sportelli Buxor, Taristis, et un rollo notamiran. Baschia, i tu puoi. Sonde frondovum Cinzia Antonucci, presidenti pro loques por canunit. La collaborazione tra Proloquo e Sportello Linguistico ha portato al convegno Lo spazio della memoria, in cui, oltre alla presentazione del libro della professoressa Elsa Musacchio, è stato affrontato il tema della valorizzazione e salvaguardia della lingua Arpège. Sono già in programma eventi comuni tra Proloquo e Sportello Linguistico? Sicuramente la salvaguardia della lingua Brescia è un obiettivo importante e anche per la nostra associazione è così. Il prossimo evento di collaborazione sarà proprio il Presepe Vivente al Brescia, che sarà nel periodo natalizio nel Borgo di Costantinopoli, dove anche negli scorsi anni lo Sportello Linguistico ha collaborato nell'organizzazione, nella traduzione di, diciamo così, di parole insegne nelle varie scene, anche a livello comunicativo, anche pubblicitario, stilare manifesti in doppia lingua e quant'altro. Però speriamo di portare avanti in futuro anche progetti molto più importanti, sicuramente. Nei prossimi mesi vogliamo anche, diciamo così, mettere in atto iniziative per i ragazzi, come spettacoli teatrali, fare anche un circolo, se il comune ci mette a disposizione i locali per poter eventualmente giocare a scacchi o giochi di società o insomma creare dei momenti di convivialità e diciamo, comuni per i nostri ragazzi e i nostri adulti. Laime, rubrica e re. Cehami, celigiomi. Laime, nuova rubrica. Cosa mangiamo? Cosa leggiamo? Sod hami tumaz me cime caudafiur, mendue e tul. Bhet ka viesta de ka dimri, zihen cime te caudafiurit pas da viten tumazt, scuohen e cungiohen me tult picura Catigani, Mavai, Uiri, Hodr e Zajagui di Stipuri. Pas më shkohen e dërviten si për mendue edhe këto të pikure e Catigani, Mazapakvaj. Cosa mangiamo oggi? Oggi mangiamo la pasta con le cime di cavolfiore, la mollica di pane e le mandorle sfritte. È un piatto d'autunno ed inverno. Si fanno bollire le cime di cavolfiore. E a metà cottura si unisce la pasta, penne o reginelle. Si scola il tutto e si condisce con la mollica sfritta con olio, aglio e un pizzico di peperoncino dolce. Dopo si uniscono le mandorle, anch'esse soffritte, ma con poco olio. Celigiomi. Sod ligiomi, canzonieri in italiano, te Pier Paolo Pasolini, ni raccolte jome bucur, te kungvet, te tradizion vet italian, te nitve horvet, te italies, tu isto de Molisi, isto de venio di hor arbrescio, mongiofoni e ruri, ma di kënke, ni dite muit prigu, te abucra more. Pasolini, ca ni kind vit, te jes atitit, che ti kuitur rom, per parna spis kuroiti ma jemen, ca teti municip. E tu che ti svolur një gurë për dhe. Ku ishi shkrujtur, këtu rojti Pier Paolo Masolini ma jëmë në dashura e munqi Pier Roms fuzojti. Uda ishte via Eufrate, numri nëndë. Garzanti vit publikojti kanzunir in italiano ka një edizion re. Oggi leggiamo Pier Paolo Pasolini, il canzoniere italiano, una raccolta molto bella di canti della tradizione italiana di tutti, quasi tutte le regioni d'Italia. In modo particolare ci interessa la regione Molise, un capitolo dove sono compresi tantissimi canti di tante località, tra queste Montecilfone Ururi con il canto Era un giorno del mese di maggio e con La bella Morea.
Pasolini, nel centenario della sua nascita, è stato ricordato a Roma con una cerimonia dal Municipio 9 con la Presidente che insieme ad altri ospiti ha svelato una targa apposta sul piano di calpestio della via Eufrate numero 9 del palazzo dove Pasolini ha vissuto con la mamma. La Garzanti lo scorso anno ha ripubblicato il canzoniere italiano in una edizione moderna con la prefazione di Alberto Maria Cirese. La prima pubblicazione è del 1954. Charistis mesotin pino iorfida, cioganaroms roms, nater goit, retratet e cerimonies de svelur guret pasolinit. Ringraziamo il signor Pino Iorfida che da Roma ci ha inviato le immagini dello svelamento della targa in onore di Pierpaolo Pasolini. Cana Camastra, amo live news la image il 6, si chiamate prompt che aveva chat di Rinimir. Da Camastra, amo live news la ime è tutto. Ci vediamo la prossima settimana, venerdì. State bene.